Il trash sarà servito nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, nella quale Caterina e Denise verranno quasi alle mani a causa del bel cavaliere Sebastiano. Tutto avrà inizio quando Denise ammetterà di provare dei sentimenti per l'uomo. Dopo settimane di frequentazione, la coppia sarà felice del percorso intrapreso, anche se lui non si sentirà ancora pronto a dare l'esclusiva delle sue uscite alla dama. A questo punto, però, accadrà qualcosa che lascerà pubblico ed opinionisti senza parole. Armando si alzerà in piedi e rivelerà ai presenti di avere scoperto che Denise e Sebastiano stanno mentendo. La coppia, infatti, ha una relazione ben più importante, al punto da condividere persino lo stesso appartamento. Tali parole manderanno su tutte le furie Sebastiano, che chiederà al collega maggiori informazioni sulle sue parole. Chi è stato a rivelargli questa assurda notizia? Caterina e Denise quasi alle mani. Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne, le insinuazioni di Armando nei confronti di Denise e Sebastiano manderanno su tutte le furie la coppia, che pretenderà di sapere chi è stato a riportargli una simile notizia. Sarà solo allora che verrà fatto il nome di Caterina e immediatamente gli animi si scalderanno, le due dame cominceranno a litigare pesantemente al punto da tirarsi delle bottigliette di acqua. Denise accuserà Caterina di avere mentito su tale vicenda e quest'ultima rinnoverà l'accusa alla collega, ricordandole come sia lei a non raccontarla giusta. Sul fatto interverranno Gianni Sterti e Tina Cipollari che, proprio come accaduto pochi minuti prima per Roberta e Gianluca Scuotto, vedranno in questa sceneggiata improvvisata qualcosa di poco chiaro. C'erano degli accordi precedenti al programma? Chi sta davvero mentendo? La diatriba, però, sarà solo all'inizio, perché la rabbia di Caterina finirà per rivolgersi improvvisamente verso Sebastiano. Un ceffone per Sebastiano. Chi desidera tranquillità farà bene a non guardare la puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi, nella quale Caterina e Denise litigheranno a causa di una segnalazione riguardante il rapporto tra quest'ultima e Sebastiano. Ma a finire in guai peggiori sarà proprio il cavaliere. A lui, in preda alla rabbia, si rivolgerà a Caterina, che lo accuserà di essere una persona ipocrita e doppio giochista. Non solo, in preda all'ira del momento, gli tirerà un gran bel ceffone. Sorpreso da tale comportamento, Sebastiano non saprà più come rispondere, mentre Denise comincerà a dubitare delle ragioni che potrebbero avere spinto Caterina a comportarsi in tale maniera. Colpita da accuse tanto gravi, alla fine Denise deciderà di chiudere con il cavaliere, mentre Tina e Gianni, a loro volta sorpresi degli ultimi sviluppi, non potranno fare a meno che rinnovare i propri dubbi sui protagonisti di questa querelle. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.